La serata organizzata da CISL Sondrio ha dato voce a testimoni diretti e indiretti del dramma della popolazione ucraina. Non solo, tra gli interventi in collegamento c'erano anche operatori dall'Ucraina e rifugiati politici di stati che subiscono la dittatura. Abbiamo scelto di organizzare una serata dove praticamente ci sono i protagonisti, quelli che hanno vissuto in Ucraina, quello che c'erano qua prima della guerra, ma anche quelli che sono scappati dalla guerra, come è stato fatto negli anni passati, sempre in provincia, quindi dare voce a chi può raccontare le cose che magari per noi sono molto lontane, e anche testimonianze delle famiglie che hanno accolto con un grande cuore, una grande solidarietà, che è una cosa che noi potremmo tenere come tesoro e lavorarci. Perché così può essere sperimentato anche una cosa così per anche altri popoli che scappano dalla guerra. È un bilancio, secondo me, positivo. Siamo riusciti a mettere il nostro granello di sabbia, la nostra goccia d'acqua nel mare. Certamente siamo piccoli, però abbiamo messo a disposizione le nostre energie, abbiamo fatto qualcosa di concreto per queste persone che hanno potuto avere aiuto, ritrovo, ricovero, sollievo, comprensione e spero appunto sollievo soprattutto dal dolore che stanno purtroppo patendo. Ecco. Oltre al conforto portato alle persone accolte, Ardenno ha scoperto la grande solidarietà di cui sono capaci i cittadini. Molte persone comuni hanno aderito a questo invito, li abbiamo messi in contatto con Caritas che poi ha coordinato le cose, ma effettivamente abbiamo notato c'è stata una grande risposta da parte della gente. Io questa cosa l'ho proprio imparata. Che la grande generosità delle nostre persone, che se adeguatamente motivate, adeguatamente informate, veramente danno il cuore di fronte alla necessità. L'ho visto nel mio paese, l'ho visto durante il Covid, l'ho visto durante questa crisi dell'Ucraina, una generosità veramente non comune e non scontata.